bello trovarci in piazza per parlare di un tema sensibile, un tema che riguarda tutti, quindi ringrazio Meta intanto per aver organizzato questa iniziativa e soprattutto è importante parlarne qui ad Albano. Io mi sono occupato ovviamente di una riforma recente, quindi sono l'estensore di questa riforma del terzo settore, però ad Albano mi occupo di servizi sociali e in particolare, visto che si richiamavano le istituzioni prima, ad Albano c'è un centro di eccellenza per il contrasto alla violenza, perché il tema non è tanto della violenza in sé, quando si manifesta, quando emerge, quando la leggiamo sui giornali, il tema è culturale. Il problema nasce proprio come modello culturale prima ancora della manifestazione della violenza, nasce nelle scuole, nasce nei luoghi di lavoro, nasce nell'interlocuzione sociale di tutti i giorni. C'è un embrione di violenza dietro ogni parola che si manifesta in maniera scomposta verso una donna o verso una minoranza di genere. È lì che nasce la violenza. Tant'è vero che i progetti che abbiamo qui sul territorio, noi abbiamo in carico almeno 30 donne vittime di violenza. E quando si prende in carico una donna vittima di violenza, si prende in carico non solo a livello istituzionale, ma attraverso il raccordo con tutte le strutture sociali, con il tribunale, con le realtà sanitarie, si cerca di dare ad una donna un'altra identità e soprattutto ripartire da una dignità nuova. E devo dire che questa attività la facciamo grazie al sostegno dei tecnici dei servizi sociali che ogni giorno si cimentano sul tema. A me è capitato poco tempo fa di parlare con un giornalista che voleva intervistare una donna assistita dai centri sociali, qui da noi, dai servizi sociali. Ho chiesto a questa donna, che abbiamo inserito non solo nel sistema di tutela e di prevenzione, ma l'abbiamo accompagnata anche sul lavoro. Spero che l'ambulanza... E dicevo, ho parlato con questa donna che assistiamo, che abbiamo inserito peraltro anche nel mondo del lavoro gradualmente. Le ho chiesto: rilascia un'intervista, chiaramente non sei tenuta a dire il tuo nome perché rispetto la tua situazione. Lei, guardandomi, mi ha detto: guarda, se c'è una volta dopo tantissimi anni in cui io penso di poter avere la dignità di poter esprimere il mio nome, è proprio questo, perché voi mi avete donato la dignità. Ora io ho un lavoro, ho una vita sociale, prima non ce l'avevo. È questo il senso del percorso che si dà al contrasto alla violenza, e per questa ragione Albano Laziale è il comune capofila promotore di un progetto unico a livello nazionale che è stato firmato da tutti i tribunali, dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Velletri, dal Tribunale dei Minori, dalla ASL, da tantissime realtà istituzionali e non del territorio. Si chiama Protection Network, è un sistema di prevenzione che serve a far scattare i meccanismi di controllo verso qualsiasi segnale di violenza. Scatta dalla segnalazione della maestra, dell'insegnante, dell'istruttore di nuoto, di pallavolo, dall'assistente sociale, dall'avvocato, dal commercialista, dal medico della ASL, dalle forze dell'ordine. Arrivano questi segnali, si muove in blocco il sistema, i servizi sociali insieme al tribunale e le forze dell'ordine, e finora siamo riusciti ad intervenire in via preventiva su tantissimi casi di violenza. Questo significa svolgere un'attività reale di contrasto alla violenza, ma questo si deve, questo risultato, grazie a tutta la comunità di Albano, che ha risposto in maniera importante a tante segnalazioni. Noi le abbiamo avute grazie al sostegno dei cittadini, che hanno compreso l'importanza del progetto, perché guardate, il contrasto ha una matrice culturale. Se non si parte dal senso della comunità cittadina, non c'è contrasto, perché le donne, così come le minoranze di genere isolate, non trovano risposta né la troveranno mai. E grazie a questa sperimentazione del progetto Protection Network abbiamo dato una risposta, grazie a tutti voi e grazie alla comunità, e questo è il senso che abbiamo voluto dare. Io concludo, vi ringrazio e vi anticipo che a dicembre ci sarà la presentazione
del report sulle attività legate al contrasto alla violenza del comune di Albano, con tutti i riscontri legati sia al tribunale che alle forze dell'ordine che appunto al comune di Albano. In quell'occasione racconteremo qualche storia, perché attraverso le storie si capisce il senso di ciò di cui si parla oggi, in questa giornata importante su un tema così delicato. Grazie a tutti.